Ciao dolci unicorni, sono contentissima, sono al settimo cielo perché finalmente ho tra le mani, guardate, i pilloloni delle LOL Surprise. Io li chiamo pilloloni perché sono gigantesche, le LOL Surprise serie 4 Under Wraps sono finalmente tra le mie mani. Ne ho prese tantissime, tipo due scatole pieni di LOL, e non vedo l'ora di spacchettarli insieme a voi. Sono curiosissima di tutti i segreti, di tutte le novità che ci sono all'interno di questo pillolone, lo chiamerò pillolone, anche perché non ho voluto vedere nessun altro video su YouTube proprio per non levarmi la sorpresa, perché per me spacchettare le LOL è veramente una sorpresa continua e quindi non voglio levarmi questa sorpresa. Quindi andiamo subito a scoprirle insieme, ma prima, se volete altri video dedicati alle LOL Surprise, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e lasciate tantissimi like a questo video. E adesso andiamo subito a scoprirle insieme. Eccola qui, guardate che bella, ho scelto questa qui fra tantissime Under Wraps, quindi qui dentro c'è la mia prima LOL Surprise Under Wraps serie 4 I Spy, quindi è arrivato il momento di iniziare ad aprire. Dobbiamo togliere subito la prima cerniera che è durissima, ma vediamo se ce la faccio, vediamo, è durino, quindi mi sa che lo devo aprire tipo cipolla, sì, mi sa di sì. Ok, abbiamo, anzi possiamo trovare, ci sono 15 sorprese, su questo non ci piove. E la prima è proprio lei, la lente, ma ce la posso fare? Corinne, ce la puoi fare? Ma vi giuro che è durissima. Apriamo, ok? E buttiamo questa carta, tanto la prima carta non serve. Eccola qui la lente, che noi già ovviamente la conosciamo grazie anche ai pet e anche alle Lil, ok? Poi, allora, noi dovremmo in teoria iniziare a vedere cosa si nasconde sotto la carta. Qui c'è infatti la lente che ci dice che dobbiamo osservare. Cosa dice lei? Che lei, guardate, è tutta ricoperta dalla sua gelatina. Infatti qua c'è scritto getting close, che significa ti stai avvicinando. Ok, e quindi ci stiamo avvicinando. Vado a togliere l'altra cerniera, ma guardate, è tipo un groviglio di cerniere. Oh, le hanno fatte ancora, ma ancora più complicate. Apriamo, e anche questa qui l'ho aperta male, ma va bene. E già qui si vede qualcosa, ma che carino, cioè sembra tipo una navicella spaziale, non lo so. Ok, allora qui c'è l'indizio, quindi per vedere l'indizio dobbiamo usare la nostra lente. Vediamole insieme. Allora, c'è una freccia che punta verso l'alto, poi c'è una montagna con tipo una bandierina di sopra e c'è scritto on top of a mountain, quindi in cima alla montagna, ma non lo so, posiamola qui. Chi sarà mai? Sarà qualcosa di sportivo? Un club sportivo? Se l'avete indovinato, ovviamente stoppate e provate a indovinare. E qui ci sono tipo dei giornali con scritto news, tantissimi giornali, ma che carine però, cioè, ma è bellissimo, io già me ne sono innamorata. Ok, andiamo avanti. E qui c'è praticamente, guardate, dei simboli. Ci sono dei simboli che poi dovremmo andare a scoprire insieme, ma questo lo possiamo fare solo levando questa carta, questo lo so. Quindi vado a togliere, cioè, guardate, tipo una cipolla si può mettere di lato. Vado a togliere anche questa. Apriamo, l'ho aperta anche male. E ho notato che praticamente qui c'era anche la G da vedere come lettera, ma quello lì poi io li vedrò dopo perché comunque mi interessa ben poco. Ma guardate, è tutta nascosta. Chi si nasconderà qui dentro? Allora, qui abbiamo le istruzioni che in questo momento non mi servono. E poi abbiamo la novità delle novità. Abbiamo queste qui che non sono più gli stickers che noi dobbiamo andare a scoprire cosa fa la nostra LOL. No, praticamente sono dei codici. Sì, sono proprio dei codici che ci permetteranno di aprire il nostro bussolotto, la nostra pillola. E ce ne sono veramente tantissimi. C'è tipo la corona col diamante, c'è anche il portafortuna, questo qui con il diavoletto. Ce ne sono tantissimi che adesso andremo a scoprire insieme. Quindi lo poso qui ed eccoli qui infatti i bussolotti che noi dobbiamo comunque cercare di andare ad aprire con questi codici. Qui c'è anche il porta LOL, ma guardate quanti ce ne sono. Ce ne sono tantissimi. Da cosa iniziamo? Iniziamo da questo qui. Allora, proviamo, Io prima avevo visto, guardiamolo insieme. Ora è tipo un investigare.
fare? Una coroncina e un diamante. Oppure cosa c'era così andiamo un po' veloci? C'era anche la nuvola e il sole. Quindi proviamo con la nuvola e il sole. Vediamo se magari è qua. Quindi la nuvola che sta piovendo qui. E poi il sole mi ricorda gli opposti. Quindi vediamo, qui c'è il sole. Oh, ce l'ho fatta! Uhuh, si è aperto! No, vabbè. Tipo Sherlock, mettili di lato. E qui già c'è il primo. E qui ci sono le scarpine. Ci sono le scarpine della nostra nuova LOL. E sono tutte glitterate. Ma guardate, piene 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 di glitter, tutte argentate e glitterate. Ok, proseguiamo qui, andiamo avanti. Dato che questo era il codice giusto, proseguiamo con questo qui. Allora qui ci vado a mettere, come ho detto prima, la corona e il diamante. Vediamo, qui ci sarà la corona? Sì, c'è la corona e il diamante qui. Si aprirà? No, 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 questo indizio è sbagliato. Questo codice è sbagliato, quindi dobbiamo rivedere e vedere cosa troviamo. Allora c'era il... sì, il portafortuna, quindi il quadrifoglio e il diavoletto. Proviamo questo. Proviamo questo qua. Il quadrifoglio, ci sarà quasi, e il diavoletto. Diavoletto, eccolo. No, neanche questo va bene. Assolutamente no. E quindi cosa c'è qui? La fiamma è tipo la... ma no, voglio mettere la caramella e il limone. La caramellina e il limone, che mi piace. Caramella, dove sei? Ok, eccola qui, e il limone. Che poi è il dolce con l'aspro. Sono tutti gli opposti praticamente. Vediamo? Sì, e andava! Ok, ok. E qui cosa c'è? C'è il biberon. C'è il biberon. Attenzione, attenzione. Ed è rosso. È azzurro, mi ricorda qualcosa, ma che carino, ma è troppo 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 gommoso e mi piace tantissimo. E poi dopo che ho aperto questi dobbiamo iniziare ad aprire anche questo qui centrale, che è bello grande. E vediamo, riprovo con la coroncina e col diamante oppure vado dritto verso, sì, la fiamma e la neve. Ok, vediamo, la fiamma, eccola qui. E invece la neve, il fiocco di neve. No, 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 no. Proviamo la coroncina con il diamante. E poi l'ultima dovremo provare il Peace and Love. Vediamo, intanto vediamo questo. Sì, era la coroncina e il diamante. Quindi l'ultimo codice poi aprirà la nostra LOL. Apriamo e vediamo. Il suo vestito... no! Ma ho trovato lei? No! Se non mi sbaglio già so chi è. Che carina! Perché ho visto sua sorella, la sua sorellina. Dal vestito mi ricorda il Kansas. Vediamo se magari mi sbaglio, magari no, o magari sì. Però mi ricorda lei. Allora qui a questo punto mettiamo direttamente la corona e il diamante, perché ci siamo, così così da questo lato vediamo. Allora, corona e diamante no, devo mettere Peace and Love. Quindi questo qui, il simbolo della pace con il cuore. E infatti ci siamo, ci siamo, ci siamo. Abbiamo aperto la nostra LOL. Allora, qui c'è il portabolle che è molto molto carino, però lo leviamo. Ma guardate, per giunta è dentro tipo qualcosa che mi ricorda un ariete. E il mio segno zodiacale è un ariete. Molto bene. È un segno? Non lo so. Qui c'è la checklist che scopriremo dopo. E guardate cosa hanno fatto. Qui voi potete mettere la vostra LOL e la potete praticamente mettere in esposizione e farla girare. C'è una cosa secondo me troppo pucciosa che hanno fatto con un porta LOL. Guardate che carino. Cioè per me già è bellissimo così. Ok, questo qui poi lo andrò a scoprire dopo anche da sola per vedere cosa si nasconde, se c'è qualche altra sorpresa. E qui c'è il suo accessorio per la testa. Mi sa che ho capito, infatti mi sa che è lei. Guardate, allora qui c'è il suo fiocco rosso che vado a posare qui. Ed eccola qui, iniziamo. Da dove iniziamo? Iniziamo dagli occhi? No, dai, iniziamo magari da sotto. Iniziamo da sotto e andiamo a togliere la protezione. Ecco, chiamiamola così. Leviamo la protezione. Ok, e già sbucano i piedini che sono troppo carini. Poi le manine, leviamoci anche l'altra parte. Non ci posso credere che come LOL, come mia prima LOL delle under wraps ho trovato lei. Io vado a togliere direttamente la testolona. No, lei sbuca! Lei sbuca, ci vado a togliere proprio la testa, tipo così. È lei, signori, è lei. Che poi anche così già tipo sembra che è un vestitino pucciosissimo. Però lo possiamo anche togliere. Chi vuole lo potete anche conservare, un vestitino del genere. O comunque se lo volete tenere per voi, lo potete anche conservare. Lo vado a sfilare piano piano piano, senza fare danni e senza romperlo.
Ok, e guardate. Cioè, ma è troppo carina, è bellissima. Ok, vado a prendere subito la checklist, perché sono curiosa anche di scoprire la checklist insieme a voi. Quindi iniziamo ed eccola qui. Allora, abbiamo trovato infatti i suoi capelloni, me l'hanno fatto capire subito. Lei fa parte dello Storybook Club e abbiamo trovato Kansas QT. Infatti avete visto, ve l'avevo già detto, mi ricorda il Kansas, perché lei fa parte del Mago di Oz. Questo qui dello Storybook Club, come tempo fa c'era Alice di Alice in Wonderland, hanno scelto il Kansas, quindi hanno scelto il Mago di Oz. E quindi lei, eccola qui, e lei può o cambiare colore oppure piangere. Che cose diverse, ma guardate di LOL che ci sono. C'è lei che è bellissima, cioè lei è stupenda, è tipo un vampiro che succhia il sangue. C'è lei che si chiama Trilla perché è in memoria di Michael Jackson, quindi per me già hanno vinto per aver fatto questa cosa. E ci sono tantissime LOL stupende, super mega belle belle belle. Ok, allora detto questo, adesso è arrivato il momento di scoprire cosa fa la nostra nuova patata. Abbiamo qui la nostra Kansas, che comunque io la chiamerei anche Dorothy perché mi ricorda il Mago di Oz ed è proprio l'interprete, diciamo così, delle LOL del Mago di Oz. Immergiamola nell'acqua. Lei non cambia colore perché già l'ho visto prima, sia in acqua calda che in acqua fredda, ma lei infatti, guardate, la nostra piccola Kansas, quindi Dorothy, la nostra piccola, lei piange. Che bello, piange anche tantissimo. I fori sono perfettamente aperti. Finalmente trovo una LOL che piange come si deve. E poi guardatela, bellissima. E guardate che pucciosa Kansas. L'unica pecca di questa LOL è questo qui, il cerchietto, perché se io lo vado a mettere e a posizionare non si ci può mettere bene, perché non si infila nei buchi, questi qui dove si dovrebbe infilare, e se ce lo metto sta così. Cioè, guardate, se sta nei buchi sta così, se invece lo devo mettere bene sopra la sua testolina va oltre le orecchie, quindi si nota un po', lo devo un po' spingere e tenerlo fuori dai buchi, quindi questi dettagli devono essere curati ancora di più, anche perché costano tantissimo le LOL, lo sappiamo. Però guardate che carina, che pucciosa, le c'ha anche un cuoricino qui a tutte le sue lentiggini ed è bellissima. Apprezzo anche il costumino arcobalenoso di sotto ed è pucciosissima, stupenda. Ma volevo vedere insieme a voi la checklist, dato che è la prima volta che la stiamo osservando insieme. Allora, ci sono tantissime LOL da scoprire, ma per quanto riguarda la wave 1, quindi questa qui, ce ne sono veramente poche, perché se le contiamo sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono soltanto 12 LOL, tutte le altre sono nascoste, e quindi chissà quanti doppioni troverò, ma speriamo bene, incrociamo le dita. Cerchiamo invece se c'è fra questi un maschio. Allora, fra gli opposti no, nel Glam Club neanche, Chill Out Club no, nello Storybook Club magari no, Athletic Club tutte femminucce, poi c'è il Retro Club e no, tutte femminucce, lo Spooky Club che io già amo, la follia, è bellissimo, no, tutte femminucce, Pop Art che poi sarebbe Art Club, Pop Art Club io lo chiamo, qui c'è una femminuccia e qui c'è un maschietto. Quindi qui ci sarà anche un maschietto con una femminuccia, femminuccia, femminuccia e femminuccia. Quindi anche qui ci sarà un maschietto, io non vedo l'ora di trovarlo, ma ovviamente sarà con la wave 2. E poi ho notato una cosa, che praticamente non c'è più la cosa misteriosa con il punto interrogativo. Finalmente hanno messo l'emoji di lui che sputa tipo l'acqua dalle orecchie. Finalmente hanno messo una piccola emoji che dice che può fare la cosa misteriosa, non più quel brutto punto interrogativo. Che dire, io sono super contenta di questo unboxing, non vedo l'ora di spacchettarne altre, quindi lasciate, mi raccomando, tantissimi like. La nostra LOL la possiamo mettere sia qua sopra, la possiamo anche tenere qua dentro l'esposizione, così è super mega pucciosa. L'unica cosa che io non utilizzerò sarà il porta bolle, assolutamente questo qui per me è letteralmente inutile, però voi le potete portare sempre con voi. Se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con tantissimi like, io vi mando un grandissimo bacio puccioso, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni!